l'isola dei famosi. Soleil Sorge sbarca in Honduras, come concorrente. L'isola dei famosi è stata prolungata di un mesetto, e per questo c'è necessità di arruolare nuovi concorrenti. Ben 4 naufraghi, infatti, hanno deciso nell'ultima diretta di tornarsene in Italia. Stiamo parlando di Blind, Licia Nunes, Alessandro Iannoni e Gwendalina Tavassi. I 4 non hanno accettato di firmare il nuovo contratto e quindi di rimanere sull'isola, ancora per un mese. Un po' come accaduto al GF VIP, tutti i concorrenti dell'isola sono stati chiamati a decidere se proseguire la loro avventura o tornarsene a casa. Ebbene, non tutti hanno accettato di proseguire, per svariati motivi. Ed ecco che gli autori del reality, a fronte di queste defezioni che peseranno molto sulle dinamiche del gioco, sono corsi immediatamente ai ripari. Già nei giorni scorsi, si era vociferato di un possibile approdo in Honduras di Soleil Sorge e Vera Gemma, due ex naufraghe che avevano partecipato all'isola in anni diversi. Soleil nel 2019, mentre Vera nel 2021. Si parlava però di un loro ingresso non come naufraghe, ma come una sorta di ospiti speciali, giusto il tempo per movimentare un po' le dinamiche del gioco. Ed invece entrambe entreranno come concorrenti ufficiali. Lo ha confermato il portale People Reality, che ha contattato proprio l'ex Geffina, nonché ex opinionista della Pupa e il Secchione. Il portale di Gabriele Parpiglia ha voluto chiedere a Soleil le ragioni per le quali ha accettato di ritornare in Honduras dopo l'esperienza del 2019. Ebbene, l'ex Geffina ha confidato che inizialmente aveva rifiutato la proposta. A quanto pare però, Mediaset e la squadra di autori non hanno mollato e sono riusciti a farle cambiare idea. Stessa cosa che hanno fatto con Vera Gemma. Sempre People Reality ha rivelato di aver sentito Soleil prima della sua partenza per l'Honduras e, a quanto pare, la 27enne italo-americana ha tutte le intenzioni di viversi questa esperienza con leggerezza. Vuole insomma godersi il viaggio, come fosse una vacanza. Di certo per convincerla a partire per l'Honduras, Mediaset avrà messo sul piatto un cachet con i fiocchi. Da notare tra le altre cose che, tra la nostra Soleil e Vera Gemma, non scorre buon sangue. Le due non si apprezzano affatto e lo si è notato nel 2020, quando furono concorrenti di Pechino Express. Tra battute e frecciate, avevano messo in difficoltà pure Costantino della Gherardesca. Quindi, il loro sbarco in Honduras metterà certamente un po' di pepe nelle dinamiche dell'isola. Cosa ne dite di questi nuovi ingressi? Vi aspettavate di rivedere Soleil all'isola? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.